metro, leggo i siti in pochi minuti, vi prego. Finita la fila. Ma non mi interessa. La allora continuiamo il mio show simbolico e fatemi qui davanti a questa sede del giornale. L'ho fatto anche alla stampa, l'ho fatto a Milano ieri, ho interrotto l'estrazione dei calendari. Allora anche qui mi voglio spogliare simbolicamente, ecco qua. Ovviamente non nudo perché no. Ci mancherebbe. Allora, adesso il rito deve continuare con, lo dico anche, senti quanto siamo a minutaggio? 8. Allora in un minuto, poi tu continua e metti quello che vuoi, adesso io farò questo bagno simbolico, mi raccomando, ecco, più vicini nella ripresa, pochi secondi, adesso le macchie un attimo che non passano. Allora mi bagno simbolicamente. Mi svegli un attimo. Sì, sia creativo, o di qua o di là, non è che ci vuole tanto. Perché la gente non è creativa. Se uno vede una persona sicuramente curiosa qui in mezzo alla sala, deviano. Adesso io da qui non faccio passare. Devo mangiare un fiume. Un attimino che mangio. Un secondo, mettetemi. Che mani. E a questo punto vediamo se il megafono non mi assiste più. Per concludere, attenzione, questo è il momento più delicato. Un po' di attenzione. Due mele piccole che rappresentano ciò che era di. Ma prego, no, vada pure. Il fiore colto a tappa era veramente buono. Allora, io lo dico ai presenti, le donne, gli uomini, quando uno mette due cose tonde così, diciamo, tendenzialmente uno ha idea del testicolo, non volevo dirlo alla gran voce. Allora, da questo momento facciamo finta che questi siano i testicoli di Marconi. Vada pure, signorina, non vede che può passare? Allora, visto che Marcello Lippi ha fatto perdere i mondiali d'Italia, Paolini... Ma cosa suona? Deve andare a scopare con la moglie? Mamma mia, oh! Tu, viva! Perché non capisco? Mi guardi che non c'è... che la luce, Grazie signorina, classica lesbica. Allora, attenzione, fatti i cazzi suoi che lei è lesbica. Comunque, allora, queste sono ciò che era di Lippi. A questo punto io le mangerò e devo anche ingoiarle, perché consentitemi, non so se sono selvatiche. A questo punto non so se mi dispiace per la moglie di Lippi. Signora, le chiedo scusa. Guarda pure, guarda. Anche per l'uomo, complimenti. E la barba si tagli la prossima volta. Andiamo? A questo punto, un secondo, un attimo. Io mangio queste due. E da questo istante Marcello Lippi non potrà più scopare. Un secondo. Tante battute che ho fatto, voglio andare via una cosa seria.
Marcello Lippi ha fatto uno sbaglio, avendo perso in maniera meschina, ma avete visto i giocatori? Erano tutti Pirlo, sembrava un cadavere, ma era da un mese che lo scopava, non lo so io, veramente erano impalliditi. Dobbiamo riprendere l'umanità. Io voglio andare via salutando un cane, se mi è concesso, perché gli animali sono sacri, i bambini sono sacri. A te, bimba, fatti un grande applauso, perché tu sei la cosa più importante di questo mondo. I bambini non si toccano, le donne si rispettano. Il Paolini nuovo è quello che vedete, questo è teatro, voi siete i miei spettatori. Non sto commettendo reati, non sto ostruendo il servizio pubblico. Vorrei salutare simbolicamente, tentiamo, io studio il teatro, non voglio commettere. Oddio, sta il cane, via il cane. Perché solo sai, dico solo perché, se noi umani riuscissimo ad essere, guardami un attimo Bobby, mi sono sbagliato qua. Capisco che sei, capisco Bobby, che sei anche un po' nel giro. Guarda come Bobby, guarda che ti parla. Allora scusa Bobby, voglio, vabbè, non mi vuoi guardare, però sappi, sappi, no, ma io sono duro, sono Bobby. Scusami, ti prego, un secondo solo. Se noi uomini fossimo come te, sarei la persona più felice di questo mondo. Ma la sento la sensibilità. Io purtroppo a 16 anni ho avuto un prete che mi ha violentato, quindi gli animali veri sentono questa sensibilità. Infatti. E con questo vi saluto. Grazie. Ciao. Ciao. Hai ripreso tutto. Grande. Lo sappiamo perché.